Giuliano Cervelli riapre finalmente il Polar, anche se non nella sua sede storica, però l'importante era riaprire e soprattutto farlo in centro. Sì, e riapriamo oggi dopo ben 10 anni, sono proprio 10 anni esatti, perché l'avventura del primo Caffè Polar in via Santa Giusta è data appunto 10 anni fa. Riapriamo senza caffè, però sempre in centro storico, forse è la prima libreria che riapre in centro, libreria e negozio di dischi, ci manca il caffè, però l'entusiasmo e lo spirito è sempre lo stesso. Ci vuole una bella dose di coraggio e anche di spregiudicatezza oggi per fare libraio indipendente, tu inoltre oltre a vendere libri vendi anche dischi, insomma, quindi ci vuole una doppia dose di spregiudicatezza e di coraggio. Beh, non ci fa paura questa cosa, perché i dischi li vendevamo già al vecchio Caffè Polare quando il vinile non si sapeva proprio cosa fosse, e quindi il coraggio, no, più che coraggio ci vuole passione, passione e voglia. Comunque questa non è soltanto una libreria, è anche un punto di ritrovo, un punto in cui appunto le persone possono venire, farsi una chiacchierata, trascorrere il pomeriggio, insomma un po' come era il vecchio Caffè Polar, anche se non c'è proprio il caffè, però insomma è un posto sempre aperto dove si può venire anche a passare un po' di tempo. Sì, lo dimostra il fatto che nonostante che non ci abbiamo più il caffè, però i tavolini sono rimasti, quindi quello è proprio il segno distintivo del Caffè Polar, che è un luogo dove si chiacchiera, si parla di musica, si parla di libri. Cosa ti aspetti per il futuro? Beh, dei segnali importanti ci sono, insomma sì, c'è stato questo terremoto che ci ha fiaccato in tutto, però lo spirito è ancora ben vivo, bastano questi esempi oppure le attività che ci sono in giro per la città, certo sono un po' più sparpagliate, però comunque lo spirito regge, quindi sono ottimista, devo dire la verità.